veramente contento, un giocatore che veniva da un periodo oggettivamente complicato, non soltanto dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista personale, che è Gennaro Sorrentino, abbia dato quella scossa di elettricità, anche andando fuori dal sistema, di cui la squadra aveva assolutamente bisogno nel momento in cui, grazie alla grande personalità che Roseto ha messo sul campo, noi non riuscivamo mai a partire, perché loro ci entravano nel sistema, ci negavano i passaggi, ci rallentavano il contropiede e di converso ci punivano con la loro grande saggezza e con le loro grandi letture. Quindi diciamo, hanno giocato bene tutti, tutto è migliorabile, ma diciamo che mi piace parlare di Sorrentino e di Iannilli questa sera, perché hanno avuto tutti e due, Andrea a causa dell'arrivo di Radic, un avvio difficile, Gennaro per altri motivi, e quindi sono particolarmente contento per loro, perché so quanto ci tengono, quanto si impegnano, quanto lavorano, che siano stati due assoluti protagonisti di questa partita. Adesso abbiamo un giorno di recupero, chi farà terapie, chi farà lavoro individuale con Comuzzo, chi starà a casa a riposarsi, perché un altro crocevia della nostra stagione è Matera, che ha cambiato allenatore, che oggi ha impegnato Trieste in un campionato di un equilibrio incredibile. Oggi Imola ha perso in casa di un punto con Ravenna. Quindi restare attaccati a questo gruppone, diciamo, di medio-alta classifica diventa vitale, quindi ogni partita diventa una partita che ha un suo significato molto profondo. Dobbiamo rispettare, per poter giocare una buona gara giovedì e cominciare a produrre di più anche in trasferta, dobbiamo partire dal rispetto nei confronti di colleghi, allenatori e giocatori che sono in un momento difficile, credo una vinta e 5 perse, e quindi cominciare a pensare già da ora al fatto che giovedì, al di là dell'aspetto tecnico-tattico, ci sarà un clima da sconfiggere, c'è un clima di un gruppo di giocatori sicuramente riuniti attorno al loro nuovo allenatore che vorranno cercare di rompere un digiuno che è piuttosto lungo. Per prepararci a far questo domani, chi lavora individualmente, chi come Matteo ha bisogno, chi come Gennaro ha bisogno, chi si riposa, ricominciamo martedì mattina. Una domanda. Sì. Matteo, questo gioco che a un certo punto è diventato molto perimetrale e poco vicino a Presto, sì, è stata una scelta da parte della tua, diciamo così, ma è stata una necessità dovuta al sistema di gioco dell'avversario, perché no, alla fine del terzo quarto erano tirati molto di più da 3 punti. Sì, sai, credo che per esempio Treviso c'ha Ancelotti, no? Però non so se ci siano altre squadre in Serie A2 che possono alternare in campo un giocatore di 2-12 e un giocatore di 2-10 che salta un metro da fermo come Silvera. Noi abbiamo l'unico interno che infatti ha giocato internamente, è Iannilli, no? Che ha attaccato al post-basso, ma Ed è, come va di moda adesso, un lungo atipico, c'è 1,98 m, quindi oggettivamente quando ti giri e trovi questa montagna davanti diventa difficile. E allora avevamo l'idea era di attaccarli più sul pick and roll, per aprire il campo, farli chiudere e riaprire. Però come ho detto sabato profeticamente ai tuoi colleghi, una cosa sono le partite preparate su carta e una cosa poi è quello che succede. Quello che succede è che abbiamo trovato di fronte una squadra che ha giocato una grande pallacanestro, tenuto conto che hanno dei problemi fisici che sono palesi, ed è una squadra che, così come ha impegnato tutte le grandi del campionato, ha impegnato anche noi, e che è destinata, secondo me, a recitare un ruolo di primo piano questo campionato, non a fare la comparsa. Per una squadra ben costruita e molto ben allenata. Ci sono altre domande? E Daniels sembrava quasi fuori dai giochi, poi... Ma sai, tu prova a entrare in una partita e dopo un secondo beccare una ditata in un occhio, per cui no, stai 5 minuti... Intendevo come tale, sembrava quasi tagliato. Non so, ma no, sì, no, sì, cioè, noi, mi sembra un discorso un po'... Io la metterei così, non tanto sembrava quasi tagliato. Ed è l'uomo che abbiamo scelto per fare questa stagione, è stato fuori a lungo, è un ragazzo che rende di più in partita che in allenamento, però è un ragazzo che si è assolutamente integrato grazie ai suoi compagni in questo gruppo, e che dopo un periodo di sosta, di inattività, tu giochi sulla freschezza bene la prima, cosa che ha fatto lui domenica scorsa.
ma poi dopo paghi. E lui a un certo punto del finale mi ha chiesto cambio dopo quell'ultima schiacciata. Però è un giocatore che assieme agli altri è l'ultimo che sto aspettando adesso che arriverà anche lui. Se avrà la pazienza e il nervi per tenere duro che quaglia, perché la pallacanestro che giochiamo è una pallacanestro che ha bisogno di volta in volta di interpreti differenti. Oggi Leonardo, che non entrava mai, ha fatto due bombe importanti, però Gennaro è stato quello che ha giocato più. Montano ha fatto 3 su 13, che non è abitudine per lui, però si è andato con lui che è importante. Un po' alla volta dobbiamo recuperare una situazione di fortuna che non è stata semplicissima. Non tanto inizio stagione, ma proprio nell'immediatezza, diciamo, non durante la preparazione, ma nell'immediatezza del campionato. Però tenendo conto che su 6 partite giocate ne abbiamo vinte 3, ne abbiamo perse 2 per scarti ridicoli. Ieri, vi dico solo questo, poi me ne vado. Sono venuto a vedere una partita del nostro 2001, punto a punto con Rimini. Nel finale, con un vantaggio minimo, un ragazzino nostro del 2001 ruba una palla e io col campo aperto e mi si viene davanti alla faccia il nazareno italiano amato. E questo cosa fa? Corre per il campo, la partita finisce. E io dico, ma porca puttana, sarà possibile, no? E poi allora, un po' alla volta. Il nostro record è, come citando il nostro nuovo commissario tecnico, 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Grazie. Ciao. Oh,